Prima che qualcuno inizi a dire che sprechiamo il cibo, non si sprecherà assolutamente niente. Abbiamo un sacco di ospiti che stanno per arrivare tra pochi minuti, quindi tutto questo ben di Dio sarà mangiato. Non lasceremo neanche una briciola. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale con un nuovo episodio della coppia in cucina. Oggi faremo il tramezzino più alto al mondo. Il toast più alto al mondo. Il tramezzino. Come sono tramezzini? Sì, ma io ti avevo detto di prendere il toast. Vabbè, due volte hai sbagliato, non importa. Il toast più alto del mondo. Allora, gli ingredienti: abbiamo mezzo avocado, perché l'ho aperto prima. Poi abbiamo del... coppa stagionata. Coppa, quella che la Juventus purtroppo non vincerà mai in Europa. Scusate, sono juventino, non è che è sensibile, ragazzi. Poi prosciutto crudo, San Daniele è buonissimo. Poi mortazza, e poi abbiamo non so quanti diavole. No, non c'ho voglia, comunque sono così. Poi abbiamo del bacon a fette, abbiamo del formaggio a fette. Piano, vai Alice. Maionese, sottilette e Wurstel. Ragazzi, Alice sta cuocendo il bacon con accanto i viewers che si stanno rosolando con il grasso del bacon. Io non vi posso dire che odore sta arrivando qua. È buono, è vero. Mamma mia, ragazzi, non si può descrivere. Mamma mia, Marcello. Raga, mamma mia. Questi video sono i miei preferiti, devo ammetterlo, perché mi piace. Vado. Nella prima fetta io metterei una fetta di questo. Se riesco a toglierla, che dici? Tu devi fare l'aiutante però, intanto preriscaldo il forno. Poi metterei una fettina di mortadella. Va bene. E basta, perché non è troppa. Ti ricordo che sono tipo 30 cosi. Quindi qualche pezzo di Wurstel nella seconda fetta. Basta, basta. Ok. È un po' poco però, eh. Ma calcola che sono 20 strati, eh. Va bene, così. Poi terzo strato, cosa facciamo nel terzo strato? Decidi tu. Un bacon. Sì, sì, il bacon. No, un bacon solo, però è misero. Dai, metti due bacon. Dici, solo due. Due baconini. Sì, dai, due bacon. E una sottiletta, però. Quindi mettiamo una sottiletta insieme al bacon, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Mirko, non te devi mangiare le cose, non mi fare innervosire. Ho paura che una intera sia troppo esagerata. Così. Okay. Due, metterei anche due viusse. Ah, vai, vai. Uno qua e uno qua. Ma troppo poco, due viusse. Mettine di più. Ma devono bastare per tutta la cosa lì. Ok. Intanto prende forma, raga. Certo che prende forma. Una coppa stagionata e un po' di Wurstel. Pochi pochi, dai. Mamma mia. Non guardate questo video a ora di pranzo, tanto ve lo metteremo ad ora di pranzo, quindi. Ma oh, è che va il risparmio. Eh no, magari dicevi, pensavo. Beh, metti sta meglio. Sì, il formaggio ci sta sempre, Ali. Devi imparare dagli americani. Hai ragione. Se puoi mettere filare, del formaggio, metti il formaggio. Se può filare, mettilo. Esatto. Ok. Allora, di nuovo. Oh, raga, comprimo un po' io intanto. Guarda che sto facendo la mayo. Due Wurstel. Due Wurstel e uno sputo di avocado. Proprio uno sputo, veramente. Vai. Maio di nuovo, perché mi va. Perché mi va, così senti. Io, raga, ho un amico che mangia come un porco, quindi secondo me già solo metà di questo lo mangerà lui. Sì, anche secondo me. Non vedo l'ora di mangiarlo, sai? Cioè, io... Raga, non è per dire, ma secondo me è molto appetibile. Metti, sì, sì, no, coprilo. Vado, copro con un pezzo di pane. Vabbè, devo coprire. Giustamente. E poi metto un altro pezzo di formaggio. Anche un po' di maionese e un po' di mortazza, secondo me. E un bacon. Mortazza. Madonna. E bacon. Raga, secondo me è una bomba strabiliante sta cosa. Ah, brucia. Mamma mia, raga, sta venendo. Ma voi non potete capire l'odore che arriva. Ma che sai arriva. Cosa vorrà dire fare così? E poi fare come gli americani, sì, che aprono. Sì, 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 sì. Ecco, raga, un piccolo suggerimento che posso darvi se dovete fare questa cosa. Se dovete mettere il prosciutto o qualcosa, fatelo fuori uscire, perché è bellissimo da vedere. Sì. Oh, sta finendo. Sì, finalmente, cavolo. Sta finendo, quindi dobbiamo mettere ancora questo avocado. Madonna. Come faccio per la Oh, sai cosa ci serviva? Ecco, raga, un altro suggerimento. Quei mega. Cosa? Sai quei mega stuzzicadenti? Cavolo, per fare. Come si chiamano? Gli spiedini. Raga, sta un po'. È la torre di Pisa. Sì, è la torre di Pisa, volevo proprio dire quello, appunto. Mi cade. Ragazzi, mi cado. Mi cade. Ragazzi, io direi di terminare con l'ultimo strato. Mettiamo un po' di roba.
l'ultima. Ma perché non sta in piedi? Lo metto anche ancora queste qua. Ragazzi, abbiamo terminato. Devo mettere l'olietto del bacon. Ma dai, è uno schifo. Dai, Mirko. Ma l'olietto del bacon. Ma cosa me ne frega? Ma è buonissimo. Vabbè. Non apprezza. Allora, ci mettiamo a contare. Vai. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Perché dispari? Ah, perché uno l'ha mangiato prima Alice che non stava molto bene. Adesso inforneremo il tutto per cercare di dare un attimo di brio. Sì, esatto, e magari di colore. Un pizzico più buono. Vabbè, un pizzico più buono. Come rimane però secondo te? Non lo puoi mettere così, mi cade. Mi cado? No, mi cade veramente. Scusa? Scusa? Non ti sento. Ah, che testa di cavolo che sei. Allora Alice, ragazzi, non si fida mai di me. No, infatti. Fa bene. Io quando Mirko non mi ascolta mi innervosisco. Perché lui lo sa che cade quell'affare. Cioè non lo so. Non lo so. Non lo so. Dai, chiudi. Inquadra la perfezione. Lo so che la perfezione sono io, ma in questo caso intendo il toast. Inforniamo. Ragazzi, mi sono bruciato le mani. Voi non potete capire la difficoltà che ho fatto. Quale lato vi mostro? Questo qua che è... Questo è più bello. Questo qua, sì, bravo. Allora, fai il dettaglio mentre io faccio il taglio. Taglio. Coltellazzo e iniziamo con il taglio. Mamma mia. Madonna. Porca miseria. Oddio. Sai quale coltello ci andava? Quale? Quello dentato. Non lo so, sai. Oh, ce l'ho fatta. Raga, ce l'ho fatta. Siete pronti? Siete pronti? Oh, oh mio Dio. È bellissimo, raga. Secondo me è una bomba. Guardate qua. No, è una bomba. Guardate qua, zoom. Cioè, raga, ma non si può descrivere. No, arriva un odore poi. Sì. Incredibile. Ma l'avocado non c'entra niente qua, mi. Che stai dicendo? No. Assaggiamo. No, non mi importa. Assaggiamo. Assaggiamo, dai. Assaggiamo. Come si fa? Come si mangia sto coso? Vabbè. Dai, mi stacco questi due pezzi che mi ispirano. Assaggiamo. Madonna mia. Porca vacca. Mamma mia. Ho preso un pezzo con l'avocado. Come fai a dire che non ci azzecca niente? Ma l'avocado. Guarda che buono. No, vabbè. Mamma mia, mia. Ho troppa fame. Mettetelo l'avocado, non ascoltate lei. È venuto buono. Approvato. Stra approvato, mi. Basta, lasciamolo un po' agli altri. No. Ma veramente. La cosa figa, raga. Poi chiudiamo. È tipo come una caccia al tesoro. Tu devi trovare la parte che ti piace di più. Sì. È bellissima questa cosa. Ragazzi, il video finisce qua. Secondo me è stato un successone perché il gusto è spettacolare. Mamma poi mia. Il fatto della varietà, di cambiare ogni blocco, c'è un gusto diverso, è una bomba. Una bomba. Ve lo consiglio vivamente. Ovviamente dovete farlo quando avete ospiti come noi. È uno spettacolo, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Mi piace il grembiule. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Più giornate la coppia che scoppia. Sono come noi. La vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.